andrei invece a finire questo nostro primo breve incontro con Montale. Vi ho proposto Meriggiare, Pallido Assorto, vi ho proposto quindi, se vogliamo dirla così, un osso di seppia, perché Ossi di Seppia è la raccolta da cui è tratta questa poesia. E non è un caso, perché ho assistito una volta ad una bellissima lezione sulla poesia del Novecento, in cui si parlava proprio del Novecento come il secolo della poesia degli oggetti dimenticati. Diventano protagonisti, delle poesie i sassi, le briciole, in questo caso gli ossi di seppia, che nella poetica montaliana sono da intendere come qualcosa che dal mare viene trascinato a riva. Gli ossi di seppia è ciò che resta, sono degli scarti, dei residui di vita che dal mare vengono trascinati a riva, quindi sulla terra, quando oramai hanno perso quella che è la loro vitalità. Ed ecco quindi un simbolo del pessimismo montaliano. Meriggiare, pallido assorto, ve lo leggo. Meriggiare, pallido e assorto, presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi, schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo, sulla veccia, spiar le file di rosse formiche, che ora si rompono e ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Una poesia che lui scrive estremamente giovane, aveva qualche anno più di voi, circa intorno ai 20 anni. E la natura è quella ligure a lui tanto cara. Un caldo pomeriggio estivo, siamo in campagna, ma attenzione! Una campagna da cui si vede in lontananza il mare, che sicuramente ha un'accezione positiva in Montale, ma che qui, vedete, è ridotto a scaglie di mare. E io, se fossi in voi e mi trovassi davanti a questa poesia, come al solito partirei dal commentare il nome della raccolta, quindi Ossi di Seppia, come già vi ho fatto, perché secondo me è molto significativo. Una poesia, tra l'altro, che contiene, se vogliamo, tutta la concezione dell'esistenza montaliana. Guardate la centralità, solo per farvi un esempio, della parola muro. Abbiamo al verso 2 il muro d'orto, ma anche alla fine abbiamo questa muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. E qui dovrei parlare di tantissime cose, tempo non ce n'è, la poetica del varco in Montale, magari l'affronteremo un'altra volta. Quello che vorrei farvi vedere è la presenza di tutta una serie di elementi affastellati, cioè li troviamo tutti qui, troviamo i pruni, gli sterpi, troviamo le serpi, le formiche, con un lessico anche abbastanza semplice. E noi ci rendiamo conto che c'è uno spettatore, l'io lirico c'è, ma c'è come un filtro. L'impossibilità è resa anche attraverso questo. Non dice io sono qui. Dov'è la prima persona? No, è tutto reso all'infinito, meriggiare, ascoltare. Attenzione, i verbi possono rivelarci moltissimo. E questo fa sì che riusciamo vagamente a seguire il filo di questo discorso, perché l'io lirico, come dire, ne avvertiamo la presenza ma non riusciamo a coglierlo. E che cosa fa? Se ne sta in questo paesaggio arido, desolato, in cui assiste in modo quasi frammentato a tutte queste piccole scene, e c'è una sorta di crescendo fino a che non si arriva all'ultima strofa. E andando nel sole che abbaglia, perché abbiamo detto è una natura brulla, una natura arsa. Ecco, arsa mi viene in mente il pescatore di De André. E sentire con triste meraviglia anche la meraviglia, qualcosa che appartiene, se vogliamo, al bambino, mi ritorna in mente il fanciullino pascoliano. Ecco, è una meraviglia però triste. Il pessimismo qui è evidente ancora una volta. E
com'è tutta la vita, il suo travaglio in questo seguitare una muraglia, anche questo ipotetico atto in potenza, il superare questo muro è reso impossibile. Cosa c'è in cima al muro? Vediamo l'orizzonte, vediamo come i leopardi, possiamo fantasticare quello che c'è oltre la siepe? No, ci sono cocci aguzzi di bottiglia che ci spingono verso il basso. E solo un'altra cosa, vorrei che voi capiste che in questo caso il profondo pessimismo, il travaglio, il disagio esistenziale non è reso solo da questo crescendo di intensità a livello proprio di contenuto, ma anche dai suoni, vediamo schiocchi, frusci, sterpi, crepe, formiche, intrecciano scaglie, travaglio, muraglia, aguzzi, bottiglia. Questi incroci consonantici ci richiamano questo campo semantico del travaglio, cioè del dolore, della sofferenza, che poi sarà chiarissimo in Spesso il male di vivere ho incontrato, e anche qui. Quindi attenzione, la poesia che vi parla non solo attraverso il suo contenuto, ma anche attraverso la sua forma, non solo attraverso il significato, ma anche attraverso il significante. E io direi che per oggi quindi ho concluso. E Meriggiare pallido assorto, vi avevo detto, come se ce lo trovassimo davanti. Non ho preparato una spiegazione che avesse un inizio e una fine, ho dato semplicemente qualche suggestione sulla scia dei suoni, delle immagini, di qualche notazione grammaticale che ci porta, un po' come faremo con l'infinito di leopardi, a fare poi delle constatazioni di senso. Va bene, anche qui, se vogliamo, un paesaggio che è tutt'altro che idillico, una natura, ripeto, riarsa e basta.